grazie Marco Bassini, ho fatto questa disamina sulle sentenze più importanti e mi sono, come dire, sempre più convinta, sempre da osservatrice e da cronista, che il copyright nell'era digitale sia diventato un po' un diritto ad alta entropia, no? E quindi io da questo, insomma, partendo da questo assunto, volevo lasciare la parola all'avvocato Gian Giacomo Livi, che è esperto di internet e nuovi media. Prego. Grazie. Io avrei una domanda. Quanti di voi hanno studiato giurisprudenza o stanno studiando giurisprudenza? Giusto per capire, ok, il livello di sensibilità e conoscenza, perché qui abbiamo dei relatori estremamente autorevoli e che obiettivamente hanno un livello di conoscenza importante e danno per acquisite determinate nozioni. Io, quando ero seduto ad ascoltare le introduzioni, ero obiettivamente affascinato, affascinato proprio dai quesiti che vengono posti, e ripartirei dagli ultimi, prendendo uno spunto da ciascun quesito che è stato posto, e anche dall'ultima considerazione di Marco rispetto all'hosting provider attivo e anche al Mercoledì attivo, che questa è proprio una nozione, secondo me, piuttosto pericolosa. Per poi, visto che abbiamo qui anche un rappresentante di Google, perché non punzecchiare Google, visto che è lo sport nazionale? Diceva prima Google, noi siamo il centrocampista. Sì, talvolta è centrocampista, l'allenatore, il direttore sportivo Adamo Oggi e anche il presidente della federazione. Questo è il problema di essere, diciamo così, più importanti, più bravi, primi, più veloci nel reagire e sia innovativi, poi talvolta si rischia di essere anche freno dell'innovazione altrui. E ora parliamo di questo, partendo dallo spunto del professor Gambino. Io mi sono segnato quattro punti da coprire ascoltandovi, ovvero, nella prima introduzione è stata una domanda, ma era della professoressa, l'argomento ARCON può funzionare? Poi, quando parlava Buttarelli, diceva i dati sono fonti di potere. Si è parlato perché non discutere dell'ecosistema, del superamento del termine ecosistema digitale. A me piace molto quando si superano un po' delle locuzioni, delle frasi, dei termini di moda. E si è parlato degli aggregatori di notizie e dell'hosting provider attivo. Mettiamo insieme tutto questo partendo innanzitutto dagli aggregatori di notizie. Prima si diceva ecosistema digitale, ci sono già in realtà delle norme a monte che vengono prima. Giustissimo tutto questo, non si deve inseguire la tecnologia. Tant'è che le norme attinenti al mondo della tecnologia vogliono, hanno l'ambizione di essere tecnologicamente neutrali, perché non si può inseguire la tecnologia. Però è anche vero che le norme, e qui mi leggo il punto degli aggregatori di notizie, quando il professor Gambino prima parlava di un nuovo diritto connesso a tutela degli editori, talvolta si cerca di estendere anche degli istituti tradizionali, si tirava per la giacca ad esempio anche il, scusate questi termini, anche il diritto d'autore per intervenire con riferimento all'hosting provider attivo, creando anche un po' di confusione, per risolvere dei fondamentali problemi economici, dei problemi economici di fondo. Prima si parlava dei giornali, utilizziamo l'esempio dei giornali e trattiamo anche di dati. Cosa c'entrano i dati con i giornali? In questo momento i giornali non sono in grado di sopravvivere, questo è, diciamo così, un assunto. Perché non sono in grado di sopravvivere? Di cosa vivono i giornali? I giornali vivono di pubblicità. La pubblicità come si genera? Come si generano, diciamo così, i flussi economici legati alla pubblicità? Si generano sostanzialmente perché un determinato inserzionista vuole comunicare con un determinato pubblico. E qui già so che l'interlocutore di Google sa dove voglio arrivare. Qual è il problema in questo momento? È che non solo è venuto meno il flusso tradizionale legato al flusso tradizionale informativo, nel senso che si dice nessuno più compra il giornale e soprattutto quando
nel giornale, diciamo così, cartaceo, analogico, tradizionale, il ruolo più importante era quello esercitato ovviamente dal direttore, ma anche da chi decideva il posizionamento degli articoli. Ora il posizionamento degli articoli lo decidono alcuni soggetti. Io tra l'altro, quando apro il mio iPhone, vedo spesso mi vengono suggeriti alcuni articoli. Ma chi è che decide? E come mai mi vengono suggeriti questi articoli? E poi, io inserzionista, dove voglio arrivare? Io posso presentarmi al Corriere e dire, caro signor Corriere della Sera, io voglio investire. Il Corriere della Sera mi dice, sì, certamente, noi conosciamo i nostri lettori, perché noi, e qui io parlo solo del contesto online, perché il contesto cartaceo ormai lo diamo per, diciamo così, un'appendice che andrà ovviamente a scomparire. Allora, se io sono un Corriere della Sera, cerco di vendere la pubblicità, qualunque sia questa forma della pubblicità, più o meno voluta, più o meno profilata, io dico, io conosco i miei lettori, io i miei lettori li conosco bene, perché chi fruisce del mio contenuto in qualche modo è conosciuto tramite dei cookie che sono dei file di software che possiamo piazzare in qualche modo nel terminale dell'utente, quindi lo conosciamo. Quindi noi vogliamo vendere la pubblicità relativa ai nostri contenuti. Però intervengono determinati intermediari, determinati grossi intermediari, che sono sia nella filiera della domanda che nelle offerte di contenuti editoriali. Ad esempio anche Google, ma non solo Google. Peraltro questo intervento non vuole essere polemico nei confronti di Google, bensì vuole dare, diciamo così, un'idea di quali sono in questo momento i rapporti di forza. Vi dico, meno male che diciamo, in questo momento c'è Google e non qualcuno diverso rispetto a Google, perché altrimenti avremo dei grossi problemi. Però veniamo a Google o a Facebook. Può dare lo stesso inserzionista e dire, ma noi conosciamo bene cosa fa il soggetto che legge il contenuto sul Corriere, ma cosa fa anche dopo. Perché noi con le informazioni che abbiamo sappiamo cosa legge, sappiamo cosa fa e sappiamo anche dove va. Perché con Facebook, con la geolocalizzazione, noi sappiamo anche se dopo aver letto quella pubblicità sulla Java è andato effettivamente dal concessionario e sappiamo cosa fa in questo momento. Questo cosa c'entra con il diritto d'autore? C'entra come? Perché non essendo una remunerazione adeguata rispetto al diritto d'autore, avendo perso alcuni soggetti la possibilità di avere la leva pubblicitaria, perché sì che qui stiamo parlando di servizi gratuiti, ma e nessuno più ormai è abituato a fruire dell'informazione pagando. Questo io ho un figlio di 15 anni, quando cerco di spiegargli che vedere lecitamente un film equivale ad entrare in un negozio e rubare il DVD, non lo capisce, devo dire. È una battaglia culturale persa e di retroguardia, così come una battaglia culturale persa e di retroguardia insistere su nuovi diritti connessi. In realtà andrebbe affrontato il tema sottostante. E quindi ricollego Buttarelli. Buttarelli dice i dati sono fonte di potere. Ha citato alcuni nuovi diritti attribuiti dal GDPR. Il GDPR, lo chiamano anche GDPR, è il nuovo regolamento privacy per chi non sta studiando giurisprudenza e non ha avuto il piacere di leggerlo. È uno strumento normativo estremamente importante. Non ha menzionato Buttarelli l'articolo 20, che parla ad esempio di portabilità, che tanti commentatori hanno cercato, diciamo così, di estendere nella portata, perché portabilità è un diritto attribuito entro un perimetro molto limitato a ciascun interessato a ricevere i dati in un formato intellegibile, a ricevere tutti i dati che ha fornito quel determinato interlocutore o che ha comunque generato, deve essere ad esempio tramite dispositivi, IoT, eccetera. Ovviamente questo è un diritto importante, quello di ricevere i dati. È però un diritto, e lo spiegano anche nel leggere le due versioni, quella modificata, quella di dicembre, quella poi modificata ad aprile,
Sì, no, del gruppo di lavoro articolo 29, non vorrei entrare troppo sul tecnico, comunque sostanzialmente riassumo molto, il diciamo così, i garanti europei hanno detto, guardate, attenzione, questo diritto non è un diritto volto a, diciamo così, stimolare la concorrenza, è volto a tutelare l'interesse economico dell'individuo, giustissimo. E qui sta il punto, se si vuole effettivamente tutelare determinate attività creative, ci vuole qualcosa di più, non solo un diritto al dato grezzo, che di per sé è intellegibile, e di questo in pochi se ne sono accorti, bensì è necessario un diritto ad avere l'informazione legata a quel dato, ovviamente senza togliere, ovviamente con dei perimetri ben definiti e senza ovviamente intervenire su quelli che possono essere i diritti aziendali, altrimenti ci saranno dei giocatori che da sempre di più, che da centrocampisti diventano presidente, diventano anche un presidente della Lega del Taverchio o magari al ci sono anche altri personaggi e svolgono questo ruolo allo stesso tempo, e questa cosa veramente non funziona, addirittura anche arbitri. Quindi è necessario un passo in più. Ora, un passo in più sarebbe legato alla normativa antitrust, se e nella misura in cui si riconoscono questi dati come infrastruttura essenziale, perché i dati sono ricchezza. Io lunedì e martedì ho partecipato ai lavori, sono stato invitato ai lavori dell'OECD, che è un organismo internazionale, a parlare di big data e a discutere, diciamo così, di come condividere big data. E in quei lavori, subito prima di me, parlava un intermediatore di dati personali, un soggetto che ha creato una piattaforma che mette all'asta dati personali. Io stesso corro contenuti live delle partite di Champions League e sappiamo quanto costano i diritti di Champions League. Perché tutte le volte che viene, si interviene su, su quel sito inteso come DNS, quindi inteso come .it, .fr, chissà cosa, in realtà poi il soggetto immediatamente muta la desinenza. Allora, come è stato detto prima da Marco, giustamente, in realtà allora contro chi si interviene? Si interviene contro l'hosting, più che contro il soggetto che è difficilmente, diciamo così, acchiappabile, si interviene nei confronti dell'hosting provider, ovvero il soggetto che ospita, diciamo così, l'infrastruttura che permette poi la diffusione di quel determinato contenuto e che quindi comunque ha un contatto con chi ha perpetrato l'illecito, e anche contro l'internet service provider, in questo caso inteso come Mercury, ovvero quel soggetto che permette, diciamo così, la connessione di quel dato, la comunicazione di quel dato. Cosa succede? Succede che, come è stato detto prima, con la normativa, secondo la normativa attuale, con questa peculiarità italiana, l'internet service provider deve intervenire solo su intervento dell'autorità giudiziaria o amministrativa, nel senso che non può svolgere un ruolo di censore rispetto a quanto viene comunicato in ambito internet, giustamente. Okay? E non può svolgere un ruolo nemmeno di poliziotto, quindi di indagine preventiva rispetto alle violazioni. Però anche i titolari dei diritti dicono sì, va bene, però noi ci siamo rivolti all'Arcom e l'Arcom ci dice noi interveniamo solo rispetto a quel determinato sito, e se volete intervenire rispetto a quegli ulteriori siti alias dovete procedere nuovamente con un ulteriore procedimento, anche in questi casi di conclamata violazione. Allora, alcuni titolari di diritti, alcuni dei quali molto importanti, si sono rivolti a vari tribunali, tra cui il Tribunale di Milano, e dicono forse sarebbe il caso di mutare anche l'obbligo non solo degli hosting provider, che sono anche questi molto difficili da accogliere perché spesso situati in altri paesi. Interveniamo allora sull'internet service provider dando degli obblighi
inteso come mercato libero, quindi soggetto che crea la connessione, la comunicazione, e dicendo qualcosa in più, voi vi dovete obbligare non solo a oscurare quel determinato sito individuato, bensì anche tutti gli altri siti a essere legati a questo sito. E questo così come vi verrà segnalato dal titolare dei diritti. E questo è estremamente pericoloso dal mio punto di vista se viene svolto in questi termini. Perché è estremamente pericoloso se viene svolto in questi termini? Perché si dà, diciamo così, un potere titolare dei diritti di in qualche modo censurare anche determinate attività ulteriori. Non è pericoloso se nella misura in cui questo avviene a fronte di una specifica assunzione di responsabilità da parte dei titolari dei diritti in termini di manleva, e se anche nella misura in cui si attribuisce anche all'ACCOM un diritto di intervenire non solo nei confronti dei siti alias, così come la prassi già, io sto dando forse scontate dei concetti, se avete domande probabilmente rispondo, già individuati, bensì anche di intervenire anche nei confronti dei siti alias futuri. Ecco, io volevo dare questi spunti anche un po' per creare del dibattito. Grazie.